Colgo l'occasione dello stimolante video che ha fatto Salvatore Russo poco fa per parlare di un argomento che effettivamente non è trattato a sufficienza, che è quello delle piste ciclabili a Siracusa. Io credo che le domande poste, le domande, i suggerimenti, le critiche poste da Salvatore Russo siano più che legittimi. Importanti e bisogna necessariamente parlarne. Lo si è parlato fi fino adesso, sostanzialmente gli scambi sono avvenuti tramite contatti, tramite commenti a un post, a qualcos'altro, quindi in fondo non si è creato un vero dibattito che probabilmente andrebbe allargato effettivamente. Io quindi pensavo di rispondere direttamente e parlare in maniera un po' più ampia dell'argomento, perché secondo me sulla questione delle piste ciclabili a Siracusa c'è un grande errore che è stato fatto qui dalla politica e qui devo fare necessariamente una premessa. Il mio ruolo in tutta questa vicenda delle piste ciclabili non è assolutamente politico, nel senso che io sono semplicemente un libero cittadino che spende del tempo per la causa delle piste ciclabili, perché ci tengo molto, perché è un argomento che ho a cuore e subito dopo aver creato questo gruppo così numeroso sulla mobilità sostenibile, si è creata una concentrazione di persone che hanno a cuore l'argomento e che per fortuna ha creato un vasto interesse. Attraverso questo gruppo poi sono entrato anche in contatto con l'ex assessore Maura Fontana che con grande disponibilità mi ha spiegato tutta una serie di cose, di prassi, di procedure. Ho capito tantissime cose che prima non conoscevo né del meccanismo della pubblica amministrazione e né tantomeno delle piste ciclabili in sé. Ebbene, quando si ha la possibilità, come ho avuto io, di confrontarsi in maniera schietta, serena sulle cose, si capiscono tantissime cose dei meccanismi e prima di avanzare una critica si cerca un pochettino di soppesare. Ora, una critica che io mi sento francamente di dire è quella che in senso generale questa amministrazione ha commesso un grave errore. È quella che ha pensato alle piste ciclabili, cioè c'era nel programma del sindaco e quindi chi ha votato per questa ragione. Ma le piste ciclabili che sono in grande numero, in termini chilometrici, hanno invaso la città, per me è un evento positivo, ma secondo me in una città che ha una tale chiusura mentale alle novità e è molto restia a tutto quello che è nuovo, c'è bisogno di qualcuno che le spieghi. E qui, secondo me, la politica ha commesso un grave errore. Il sindaco, in primis, secondo me, si doveva esporre per spiegare che cosa servono le piste ciclabili. Perché il problema di fondo è che molti sono convinti che le piste ciclabili servano semplicemente per farsi la passeggiata la domenica. Non si è capito che le piste ciclabili in tutto il mondo sono una modalità di mobilità sostenibile alternativa al traffico veicolare. Ora, quando si parla della questione, se ne sentono tantissime, che prevalentemente sarebbe stato opportuno fare le piste ciclabili più che in città, farle fuori per andare nella zona balneare, per andare nei comuni vicino, eccetera, eccetera. Allora, a parte che c'è anche un problema di natura tecnico, cioè andare in un comune vicino, anche a me piacerebbe, invece di andarmene sulla statale, dato che uso parecchio la bicicletta. Ma andare in un comune vicino significa poter coinvolgere il comune vicino, fare un accordo. Molte delle strade sono delle statali. Ci sono una serie di problematiche che un conto è avere il territorio comunale, dove il comune e l'assessore che magari stimola questa cosa a poterlo realizzare. Un altro conto è quando queste piste rientrano in una pertinenza che è a livello di strada statale, provinciale, quindi la pertinenza non rientra più nel comune. Sulla questione del collegamento con Priolo piuttosto che Fontane Bianche e Compagnia Bella, la pertinenza del comune sì, in realtà c'è anche,
Ma quello che molti non sanno è che tra non so quanti mesi dovrebbe andare in porto quella che è la pista ciclabile della Magna Grecia, che tutti hanno sentito, che tutti conoscono più o meno come nome, ma che sostanzialmente dovrebbe venire essere concretizzata nel giro di qualche anno. Questa cosa non è più neanche in mano al comune, questa è una cosa che è un input a livello nazionale. Su cui si è fatto un tracciato che raggiungerà, che praticamente percorre tutta la Sicilia orientale e che passerà anche nel comune di Siracusa e che collegherà inevitabilmente dal comune di Priolo fino a scendere al comune prossimo che è quello di Avola. Quindi praticamente ci sarà una pista ciclabile costiera con dei crismi che poi si discuteranno più avanti, comunque una pista ciclabile che si collega a quelle preesistenti in città e che permetterà di collegarsi alle zone extraurbane della città, il che sarà veramente una rivoluzione incredibile perché questo sì, porterà indubbiamente molti vantaggi, anche stimoli per un possibile turismo di coloro che vanno in bicicletta, per esempio, quindi nuove attività, perché vorrei anche ricordarlo. Che i soldi spesi in attività, in piste ciclabili e in tutto quello che sono strutture annesse porta molti ricavi, perché c'è tantissima gente che fa cicloturismo. Noi qua non lo conosciamo perché noi abbiamo un tipo di turismo che è un certo standard. Però se fate un viaggio e andate nel nord Italia, per non parlare dell'estero, ci sono un sacco di persone che viaggiano in bicicletta. Il Trentino Alto Adige è pieno di piste ciclabili e c'è tantissima gente che si muove da un comune all'altro con la pista ciclabile. Quindi questo chiaramente ha un effetto, un riscontro sicuramente positivo, invece di essere schiacciati dalle auto quando si va nelle statali. E quindi questa è una cosa che il comune non ha senso che ci pensi, cioè verrà realizzato da sé. Poi, se l'idea futura del comune sarà anche quella di estendere ulteriori piste ciclabili in altre zone, beh, che ben venga, ma prima almeno questa prima struttura deve essere realizzata. Perché le piste ciclabili sono state realizzate con tale input dall'amministrazione e con questa estensione? Perché tanti criticano dicendo sì, se ne poteva fare una fatta bene, con tutti i crismi, con la vernice, con tutte le caratteristiche che conosciamo di una pista ciclabile, e invece si è preferito fare molti più chilometri con una semplice, linea gialla che separa la pista ciclabile dal resto della strada. Sostanzialmente è una questione di soldi, cioè i primi soldi che sono arrivati in mano all'assessore, per scelta politica, si è preferito allungare a fare più piste. Anche se qualitativamente sono inferiori rispetto a quello che ci si può aspettare. Ma questa scelta è molto utile perché? Perché quello che è importante in una città per stimolare la mobilità sostenibile è la presenza della struttura. Non è che devi aspettare che ci siano i ciclisti per fare la struttura, è la struttura a creare coloro che si muovono con le piste ciclabili. E questo movimento che determina la presenza di coloro che poi si spostano in bicicletta è stimolato dalla sicurezza. La sicurezza stradale è inevitabile. Se tu hai la sicurezza stradale, se hai delle piste ciclabili ben fatte, degli attraversamenti che ancora mancano, perché la città ha le piste ciclabili, ma non tutti gli attraversamenti sono adeguati a questo. Quando tu hai questo tipo di caratteristiche, come avviene all'estero, per esempio, dove sono molto più attrezzati, avrai anche la presenza di mamme che portano i bambini a scuola con le biciclette. Questa cosa da noi è completamente impensabile, eppure qualcuno lo fa. Qualcuno lo fa perché c'è un modo di pensare diverso, ma perché noi siamo sostanzialmente una popolazione pigra, perché uscire con la bicicletta è una vera scocciatura per buona parte della gente, a meno che non sei un appassionato di bicicletta e quindi ci esci continuamente in qualsiasi condizione meteorologica. Sostanzialmente noi siamo dei comodisti, questo dobbiamo purtroppo dirlo, e quindi prendere la bicicletta è molto scomodo.
A maggior ragione per una popolazione che è recalcitrante all'idea di prendere la bicicletta, fare le piste ciclabili e quindi mantenere una forma di sicurezza e protezione è fondamentale. Ora, a che servono le piste ciclabili? Andiamo al sodo. Le piste ciclabili realizzate anche con un quantitativo chilometrico notevole servono appunto a stimolare coloro che potrebbero utilizzarle e già sta avvenendo. Nonostante venga detto le piste ciclabili sono deserte, sì, è vero che sono deserte, ma è anche vero che rispetto a 2 anni fa, 3 anni fa, la città ha più ciclisti, più persone che vanno in bicicletta, perché sono stimolati anche dall'esempio di coloro che ci vanno, anche da coloro che stabiliscono di muoversi in bicicletta per andare anche a fare uno spostamento di quartiere, perché considerate che l'utilità di una pista ciclabile non è quella di andare da una città all'altra, perché chiaramente non è la caratteristica prioritaria, quello è cicloturismo. La priorità della pista ciclabile è quella di dire devi comprare il pane, non prendere l'auto per fare uno spostamento di manco 1 chilometro. O ci vai a piedi, ma molte volte non ci sono i marciapiedi, oppure ti prendi la bicicletta. Perché comprare il pane non è una cosa fantascientifica. Ora, mediamente le piste ciclabili nascono per questo, perché la buona parte degli spostamenti sono spostamenti di prossimità, di quartiere, per cui tu devi comprare il pane, il latte o qualche altra cosa. E questo tipo di cose, per comodismo, vengono fatte con l'automobile. Ora, è chiaro che quando tu disincentivi l'utilizzo dell'automobile, automobili in meno che camminano producono anche molto meno stress, molto meno traffico e via discorrendo. Ora, è una città che ovviamente ha enormi problemi, cioè nessuno mai nel corso degli ultimi 30-40 anni ha curato il problema del traffico e della mobilità. Non gliene è fregato completamente niente a nessuno. Ora, quando qualcuno pensa di fare qualche cosa, chiaramente scatta la critica, come scattò la critica quando qualcuno pensò di fare le rotatorie. Perché meglio mantenere tutto immobile che fare qualche cosa di utile. Quindi voglio dire, è anche un po' la lagnosia che abbiamo noi di doverci lamentare in ogni cosa e vedere il negativo quando c'è una tendenza. Allora, le piste ciclabili, come ho detto, si fanno dappertutto e dappertutto si sta investendo su questo tipo di mobilità. Ora, noi siamo tra le pochissime realtà del meridione che hanno fatto un'estensione notevole di una ventina di chilometri di piste ciclabili. Questo deve essere un motivo di vanto, un motivo di vanto perché ci proietta molto in avanti. Ora, qual è il problema? Il problema è che buona parte della gente si è vista restringere le carreggiate, hanno visto che le strade sono più piccole, qualche posto è anche saltato e quindi è una bella scocciatura perché io prima superavo, ora invece la caratteristica è che mi devo incolonnare con un altro. Perché questi rompiscatole devono andare in bicicletta e farsi la passeggiata la domenica. Non funziona così. L'automobile va disincentivata, ma questo è un processo inevitabile che fanno le città evolute. Se voi andate nelle altre realtà, è così. Ora io non capisco perché si deve dire che le altre realtà lo fanno e noi non lo possiamo fare. Semplicemente perché cosa? Non siamo al Polo Nord, noi abbiamo delle caratteristiche climatiche che ci permettono molto di più di altri, ad esempio l'Olanda che ha sviluppato molto questo sistema, di fare questo tipo di mobilità. Tra l'altro siamo anche convinti che gli olandesi siano sempre andati in bicicletta e abbiano sempre portato le biciclette, diciamo, utilizzato le biciclette con questa modalità. Non è affatto così. Nel dopoguerra l'Olanda era invasa dalle automobili, poi hanno fatto una scelta politica di disincentivo all'automobile e man mano i cittadini hanno cominciato prima a lamentarsi, poi ad accettarle e poi praticamente a svilupparle. Adesso in Olanda praticamente le città sono svuotate dalle automobili, perché nel momento in cui tu crei le strutture, perché senza la struttura non si va, non si crea incentivo, non c'è campagna di sensibilizzazione, non c'è spinta, di comitati o cose che possa vincere se non c'è la struttura. E la struttura, la presenza delle piste ciclabili e il senso di sicurezza
che permette alla gente di prendere e camminare. Ora, quando andate fuori, vedete appunto che ci sono tantissime famiglie che escono con i figli per andare da una parte all'altra della città e andare in normale movimento. A Siracusa questa cosa è a singhiozzo, perché è vero che sono le piste ciclabili, però come sappiamo ci sono una montagna di problemi. Piste ciclabili che si cancellano, sì, è vero, sono d'accordo. È uno dei problemi e sarà uno dei problemi perché, come ben sappiamo, le piste ciclabili sono state fatte, ma indubbiamente arriverà nei prossimi anni, si scoloriranno completamente come già sta avvenendo. E siccome abbiamo un cronico problema con la manutenzione delle strade e di qualsiasi altra cosa, è chiaro che quelle spariranno. Cioè, su questo ce lo dobbiamo dire anche in faccia. Perché anche le casse comunali sono messe come sono. Poi ci mettiamo la enorme campagna per cui le piste ciclabili sono uno schifo, perché se ce le abbiamo è un problema perché ti hanno ristretto le carreggiate. È chiaro che una possibile nuova amministrazione che cambi di colore le smantellerà. Succederà questo, quindi quello che è una conquista diventerà un ritornare indietro. Con la felicità degli automobilisti, però per me questo tipo di processo è un po' come se noi, siccome ci scoccia questa situazione, è un po' come immaginare che invece di avere Ortigia pedonalizzata per come è oggi, la spedonalizziamo e siccome ti devi fare un sacco di strada a piedi, mettiamo le macchine e parcheggiamo a Piazza Duomo. Perché il principio con cui si pensa è questo: parcheggiamo a Piazza Duomo. Forse è la cosa migliore che potremmo fare, così non ti fai neanche un po' di strada. Invece, perché non si parcheggia più a Piazza Duomo? Perché hai un ambiente molto più sicuro, molto più sereno, lontano dalle automobili. Le piste ciclabili che passeranno anche nella zona Gelone determineranno un minore stritolamento da parte delle automobili. Le automobili verranno allontanate. Più allontani le automobili, e più ne guadagni in serenità e in possibilità di passeggiare serenamente. Anzi, una città come questa dovrebbe anche aumentare le zone pedonali, che in parte è stato fatto con le famose zone 30, il famoso arcobaleno che viene continuamente criticato. Quello è un passaggio verso una sostenibilità della cosa. Cioè, tu hai allontanato le automobili da una scuola, hai reso molto più pratico, molto migliore, molto più serena l'uscita dei bambini e dei ragazzini. È chiaro che ti devi fare più strada, ma l'avanzamento delle città passa in un allontanamento delle automobili. Ora, è ovvio che si sta puntando tutto sulle ciclabili, anche perché il problema vero della città è quello della mobilità attraverso i mezzi urbani, i mezzi pubblici che sono carenti praticamente da una vita. Perché da una parte hai la presenza dell'AST, che praticamente non funziona. Cioè, da quando io andavo alle superiori, che l'AST è nella stessa situazione. Non ci sono pensiline, non c'è nulla. Perché il problema vero del comune, di chiunque abbia volontà di fare le cose, è ovviamente quello che purtroppo il servizio non è tuo, è della regione. Ti devi scontrare con un dirigente, che può essere uno che voglia fare o uno che non vuole fare. Ma mediamente i risultati sono quelli che sono. Quindi in teoria la soluzione sarebbe quella che il comune potesse avere una sua municipalizzata, ma un comune che non ha casse, dove deve andare? Quindi il problema, il cane praticamente tenderà a mangiarsi la coda, cioè ci si avvolge in questa cosa senza soluzione di continuità. Quindi probabilmente una volta che c'è la possibilità di avere un investimento nelle ciclabili, che ben venga, è una forma di mobilità differente, non è risolutivo dei problemi, ma è un avanzamento. Ora, sono state mosse tutta una serie di critiche che io mi sono scritto e che è utile rispondere. Per esempio, la presenza dei cordoli in cemento. I cordoli in cemento sono una sicurezza per chi va in bicicletta. Allora, quando furono fatte le piste ciclabili con le strisce, si criticava il fatto che erano fatte solo con le strisce e che le strisce non garantivano la sicurezza. Ovviamente si critica perché si è fatto con poca sicurezza. Quando si fa con molta più sicurezza mettendo i cordoli in cemento, si critica perché sono cordoli in cemento. Cioè, vedete che il problema è sempre uno.
Ora la strada va ristretta, sì, indubbiamente va ristretta, anche perché nella zona di via Algeri e via discorrendo, quella strada praticamente non ci parcheggia nessuno. Quindi anche se l'hai ristretta, hai tolto pochissimi parcheggi e quindi pochissima difficoltà sotto questo punto di vista. Sicuramente c'è quella problematica che è stata sollevata da Salvatore Russo, di quell'associazione, di quel gruppo, ma quella non è competenza mia, io non la conosco neanche quella realtà. Quindi quello sarà il comune che dovrà trovare delle risposte. Però sulla questione dei cordolincemento, cioè il cordolincemento potrebbe essere l'equivalente dell'estensione di un marciapiede. E che facciamo? Per la presenza dei marciapiedi, praticamente non facciamo marciapiedi perché qualcuno può andare a sbattere. È attenzione di chi guida, di chi va con l'automobile o chi va con lo scooter che deve stare attento al cordolo che tra l'altro è anche segnalato. Quindi non è che dobbiamo cambiare la realtà delle cose. Se tu vai a sbattere in un muro, non è colpa della presenza del muro. La colpa è del fatto che tu stai guidando forse con una velocità eccessiva rispetto a quella che dovrebbe essere. Anche perché in città, mediamente, ci sono molti che guidano in maniera sconsiderata. Quindi i cordolincemento hanno questa funzione: devono proteggere un bambino che va in bicicletta. Perché se tu fai semplicemente un cordolo fatto con, diciamo, la vernice, non stai risolvendo il problema. Sei sempre con un pericolo potenziale. E abbiamo anche visto che nel momento in cui c'è solo la vernice e si sono messi semplicemente piccoli separatori, quelli sono stati mangiati dalle auto. Qualcuno mi dirà: è certo perché le auto ci vanno a sbattere, ma meglio che sbattano nel cordolincemento, che è l'equivalente di aver allargato un marciapiede. Perché se allarghi un marciapiede, voglio dire, non è che puoi criticare la presenza di un marciapiede, se te lo sei beccato il marciapiede è un altro paio di maniche. Poi le piste ciclabili mediamente non devono passare nei marciapiedi. La presenza, sì, lo si fa perché ci sono piste ciclabili e alcuni passaggi si è fatto anche questo, ma mediamente non è opportuno. Le piste ciclabili devono avere una corsia preferenziale che è sulla strada. Non deve essere su un marciapiede promiscuo con gli utenti, anche perché si crea un macello. Magari nelle strade in cui si è fatto c'è poco passaggio pedonale, però in media quella è una cosa completamente da evitare. Poi l'altra cosa che viene detta, la presenza delle piste ciclabili disincentiva la possibilità degli acquisti. Allora, la possibilità degli acquisti la si incentiva con la presenza dei parcheggi. Ma per esempio nella zona Gelone i parcheggi ci sono, non sono vicinissimi, ma ci sono i parcheggi. E comunque io sfido qualcuno a trovare un parcheggio a Corso Gelone. Ditemi voi se in una ora di punta pensate di andare a fare la spesa e andare a parcheggiare a Corso Gelone. È chiaro che andrete a parcheggiare quantomeno a Piazza Adda, perché è matematico che non trovate parcheggio, cioè su questo non c'è mai dubbio. Ora, nel momento in cui verrà fatta la ciclabile e si potrà passare con la bicicletta, avrai tolto, tu che avrai voglia di andarci in bicicletta, ti sarai tolto un grande problema, la scocciatura di dover cercare parcheggio, e farai tutte le cose molto più rapidamente. Io ho una bicicletta che ha i cestini e io quando esco e devo comprare qualsiasi cosa, devo fare un acquisto, a meno che non sia molto ingombrante, utilizzo la bicicletta. Voi direte: ma tu lo puoi fare, sei giovane, qua e là. Io sono l'utente medio, non c'è una grande differenza. Coloro che non possono fare questo tipo di operazione, magari la gente di una certa età o magari in alcune condizioni climatiche, sono l'eccezione, non sono la regola. Qui sono tutte scuse. Certo, quando piove neanche io la prendo la bicicletta, questo mi sembra logico, perché non è una città adeguata per poter andare in bicicletta quando piove. Però nella media delle condizioni lo si può fare. È uno spostamento, un cambiamento di modo di pensare. Tra l'altro la bicicletta ha una doppia funzione. Non è solamente quella che tu fai un pochettino di movimento, il che non guasterebbe, ma è anche un grosso risparmio economico. Per quanto è arrivata la benzina negli ultimi tempi, questo processo di utilizzo e di disincentivo dell'automobile andrà da sé. Abbiamo un aumento dei costi. Ebbene, se tu fai la struttura, la gente capirà che è una sciocchezza prendere l'automobile per fare
500 metri, un chilometro. È veramente, è completamente fuori logica. Cioè, tu prendi l'automobile, ti fai un chilometro e spendi un sacco di tempo a ciondolare per cercare un parcheggio nella zona dove ti devi recare, oppure la devi mettere in doppia fila. Questa è la solita storia. Oppure la metti sulla ciclabile, come normalmente viene messa, e questo è un altro dei problemi della città. Cioè, il problema è che non esistono i vigili urbani. I vigili urbani da sempre non ci sono. Questo è un problema della politica. Io non lo so come la si deve risolvere. Lì è un'altra cosa che dovrebbe essere invece richiesta. Devono fare le multe e non le fanno. Io continuamente, quando vado in bicicletta, ritrovo gente che ha parcheggiato con molta serenità nella pista ciclabile perché non passano mai. Mai passano, mai vengono fatte le multe. Ma a questo ci dobbiamo abituare. Non ci sono i mezzi pubblici da 30 anni e non ci sono i vigili urbani da 30 anni a questa parte. E non penso che le cose possano andare a migliorare, perché considerando i bilanci e tutti i problemi di natura economica della città, non ho grandi aspettative sotto questo punto di vista. Poi, un'altra questione che viene detta è che gli automobilisti devono avere il diritto di muoversi. Io sono d'accordo che gli automobilisti hanno diritto di muoversi, ma anche i ciclisti hanno diritto di stare in sicurezza. Quindi la presenza delle piste ciclabili, così come la presenza dei marciapiedi, è come, cioè, questo ragionamento del diritto degli automobilisti mi sembra come il diritto insondabile di potersi spostare, che è giusto e che è legittimo, a discapito di tutte le altre categorie. Togliamo i marciapiedi perché danno fastidio agli automobilisti. Estremizziamo il discorso. E questo è il problema. Siccome ci sono i marciapiedi che restringono le carreggiate, togliamoli. Perché le auto devono poter parcheggiare dove vogliono. La città che andrà nei prossimi anni non sarà una città con le automobili. Le automobili non hanno futuro, sono finite. Sono un retaggio del passato. Noi ancora viviamo nel presente con una mentalità molto vecchia, ma la verità è che le automobili dovranno essere utilizzate sempre di meno perché sono troppo inquinanti e perché questi processi vanno avanti. Ma questi processi non li devo spiegare io da singolo cittadino, questi li dovrebbe spiegare la politica. La politica dovrebbe sedersi davanti e dire: signori, abbiamo pensato a un sistema di piste ciclabili perché stiamo pensando alla città del futuro. Questa è la vera visione. E non è che Siracusa non può avere le piste ciclabili, perché Siracusa non è da meno di altre città e di altre realtà. E non è una questione neanche di dimensioni delle strade. Questa è una sciocchezza. È una completa sciocchezza la dimensione delle strade. Anche perché voglio anche ricordare che molte delle piste ciclabili che hanno ristretto la carreggiata venivano in passato utilizzate dalle auto in doppia fila. Però quando c'erano le auto in doppia fila non era un problema. Ora ci sono tutti i problemi di questo mondo: non può passare l'ambulanza, non possono passare i vigili del fuoco e via discorrendo. Ci sono uscite tutte le problematiche che nessuno ha curato da 30 anni a questa parte. Nessuno è fregato nulla del fatto che Corso Gilone è perennemente intasato di automobili perché le auto, come abbiamo detto, sono cresciute, ma nessuno se n'è mai curato. Ora, si sta tentando una strada, chiaramente non è la migliore delle soluzioni, è una strada. La si deve accettare, è un cambiamento che viene fatto ed è un cambiamento utile per la città. Poi, che si apra un dibattito, che si migliorino le cose, a me sta bene. Però sentire determinati tipi di commenti di alcuni anche esponenti politici che vorrebbero smantellare tutto quanto perché le ciclabili hanno rotto le scatole, a me non sta bene, perché io sono un utente che nella sua testa vorrebbe una città più vivibile, vorrebbe meno auto che scocciano perché sono pericolose e comunque creano anche molto stress. È chiaro che il problema non è facilmente risolvibile, che c'è bisogno di un processo a gradi, ma c'è bisogno anche che la popolazione capisca che questo passaggio è completamente inevitabile. E tutti stanno andando in quella direzione, e chi va nella direzione opposta praticamente va contro il futuro.